Queste montagne, oltre i 7000 metri, non si può andare su come ad esempio andiamo noi in Europa, che scaliamo le montagne magari in un giorno, vai al mio rifugio a 3500 metri, poi il giorno dopo o a 3600, 3800 e poi il giorno dopo vai in cima al Monte Bianco, ad esempio a 4800 metri, la Capanna Margherita, la Punta Margherita a 4500, in un giorno solo e torni giù. Su queste montagne se fai in questo modo muori, perché devi dare, non è il tuo fisico, non è preparato per sopportare una carenza di ossigeno tale, la carenza di ossigeno tale che si trova a quelle quote, per cui devi dare il tempo al tuo fisico di acclimatarsi. Io sono Carlo Alberto Cimenti, di Torino, ho 41 anni e faccio l'alpinista. Diciamo che più o meno da 10 anni a questa parte, sono sempre andato in montagna e da 10 anni a questa parte concepisco i miei progetti alpinistici per salire le montagne di alta quota con gli sci e poterle scendere con gli sci. Negli ultimi 3 anni ho iniziato questo progetto che si chiama Snow Leopard Ski Project, il cui intento voleva essere scalare le 5 montagne più alte oltre i 7000 metri del territorio che una volta si chiamava Unione Sovietica. Adesso le montagne si trovano in Kirghizistan e in Tagikistan, nelle catene montuose del Pamir e del Tien Shan. A chi scala tutte queste 5 montagne, sono 5 le montagne oltre i 7000 metri di questo territorio, la Federazione Alpinistica Russa conferisce un'onorificenza, si chiama appunto Snow Leopard. In tutto il mondo sono più o meno 600-700 persone dagli anni 20 a questa parte che hanno conseguito questa onorificenza, e in Italia sono il primo che è riuscito a raggiungerla. È stato un momento di grande onore, ma è stata anche una prova abbastanza faticosa e che è durata 3 anni. È partito come progetto per essere concluso in una sola stagione estiva, in 2 mesi, quindi 50 giorni più o meno, luglio-agosto del 2013, però in quel frangente sono riuscito a scalare solo 3 delle 5 montagne, pur facendo tutti i 5 tentativi alle 5 montagne, e sono dovuto tornare i 2 anni successivi per poi concludere il progetto, che si è concluso nel 2016 con la scalata del Comuni Speak. È un momento di grande orgoglio e punto di grande momento di grande gioia e punto d'orgoglio mio personale e grande soddisfazione anche. Questa sera appunto cercherò di trasmettere la mia esperienza e attraverso la mia esperienza anche il concetto del conseguimento di un obiettivo e le difficoltà che si devono superare nel conseguire l'obiettivo, la ricerca costante della motivazione che a volte per forza viene meno a causa delle delusioni e delle, che si possono, che si, in cui si incappa durante questo percorso, e cercare di tenere duro per arrivare alla meta finale e conseguirla appunto.